Ben ritrovati amici sportivi di Radio Siena e Siena TV, time out post gara per commentare la vittoria esterna, la seconda della regular season della Menzana sul parquet della Benacquista Latina. Questo il regalo che i tifosi biancoverdi hanno scartato nella calza della Befana al termine di un match assolutamente emozionante e vibrante, vissuto per ben 45 minuti perché l'89-85 finale arriva anche dopo un tempo supplementare, una partita dai mille volti, dalle tante sfaccettature con tanti alti e bassi sia per la Menzana che anche per Latina. Alla fine Siena la spunta veramente di quattro lunghezze, ma una vittoria molto molto significativa per il suo campionato e anche per la sua classifica. Buonasera a tutti quanti voi, ben ritrovati su Siena TV e Radio Siena. Buonasera al mio fianco ad Alessandro Bonelli. Buonasera Andrea, buonasera a tutti. Allora Sandro, abbiamo un po' ripreso fiato dopo aver vissuto una partita assolutamente vibrante per emozioni, per tutto quello che c'è stato, con grande equilibrio in campo, con tante situazioni di assoluta incertezza che abbiamo vissuto in questa serata. Menzana che era partita molto male nel primo quarto, terminato sotto di 12 lunghezze, poi una prima rimonta nel secondo quarto, anche lì ricacciata indietro da Latina fino al meno 7 con cui si è andati a metà gara. Latina che era ripartita bene nel terzo quarto e poi la rimonta finale della Menzana fino al canestro, il canestro e fallo di Bryant proprio allo scadere al 40esimo minuto, che ha portato la partita al 75 pari con cui si è andata all'overtime. Lì è partita meglio la Menzana, che poi è stata rimontata dalla Tira, e alla fine i canestri di Roberts e il layup finale di Ranuzzi hanno sancito il più 4 per Siena. Questo sembra facile raccontarla così, Sembra però facile, è ma quello che. Maria è stata maledettamente sofferta. Una partita certamente non adattissima per i deboli di cuore e per Siena, comunque alla fine. Indipendentemente dall'alternarsi dei punteggi all'interno della partita, che Siena ha recuperato stavolta nel finale, Siena che spesso nel finale magari riesce a riavvicinarsi agli avversari, non è stata sempre premiata nei suoi sforzi nelle partite precedenti. Stasera invece sì, è riuscita a agganciare Latina proprio a 20 secondi dal termine sul 75 pari e poi riuscire in qualche maniera a vincere questa lottatissima partita con un supplementare, anche questo devo dire dalla doppia faccia, con Siena partita benissimo con un 10-2 e poi un recupero da parte di Latina veramente importante per siglare un pareggio con una schiacciata di Mosley. Esatto. Poi nel finale. Diciamo che sono stati molto importanti anche i punti ottenuti da parte di Siena con Roberts dalla lunetta. Stasera abbiamo avuto anche, diciamo, le mani sufficientemente calde per andare a segnare canestri importanti quando il pallone certamente scottava molto. Sicuramente sì, una partita dai mille volti. Qui la regia giustamente ci propone anche alcune immagini dell'incontro. Menzana che ha perso sostanzialmente solamente il primo quarto. Riguardavo i parziali di questa partita: 26 a 12 per Latina nei primi 10 minuti, poi 18 a 11 per la Menzana, nonostante insomma i canestri di Latina nella finale di primo tempo. Poi, nonostante le difficoltà, il terzo quarto per la Menzana è stato vinto 25 a 22, 20 a 16 l'ultimo quarto, e alla fine il supplementare 14 a 10. Questi parziali in favore di una Menzana che ha sofferto tantissimo. Mosley al rimbalzo, 14 punti per lui, 18 rimbalzi, doppia doppia per lui, di cui 7 in attacco. In doppia doppia per la Menzana c'è anche Diligro con 18 punti e 14 rimbalzi, quindi solamente 3 in attacco. Però insomma, tante sfaccettature di una partita che è veramente stata dai mille volti, dove sono state tante difficoltà. C'è stato May, grande protagonista per Latina, ricordiamo che era stato anche uno dei grandi obiettivi estivi della Menzana, Nicola May. C'è stato Edioa che aveva iniziato alla grande un po' e si è un po' perso. C'è stato Tavernelli per Latina che era partito male ed è arrivato in fondo alla grandissima, così come Roberts, primo tempo anonimo, seconda metà di partita in grande crescendo come Bryant. Ti chiedo la domanda più difficile, Sandra, a questo punto: qual è stata secondo te la chiave del match e chi l'uomo del match? Queste sono domande veramente difficili stasera. Beh, direi che stasera, oltre
alla fine è stato Roberts per quanto riguarda, direi, soprattutto la menzana, perché abbiamo visto un Roberts decisamente fuori partita nel primo tempo, con soltanto 3 punti realizzati, poi 24 finali e soprattutto l'aver tenuto botta nel terzo quarto ai canestri anche da parte di Latina, soprattutto trovati con May. Siena ha avuto problematiche di natura difensiva spesso e volentieri, sia nell'uno contro uno, sia dal punto di vista di non riuscire spesso a far taglia fuori sui rimbalzi in attacco di Latina, però a differenza del brutto inizio Siena è riuscita a perdere pochi palloni, è riuscita in qualche maniera a capitalizzare bene i palloni giocati in fase offensiva e si è alzato il rendimento della squadra, non solo in difesa ma anche a livello di convinzione. Pian piano abbiamo ritrovato anche un importante Udom nella seconda parte di gara e tutto questo è stato sufficiente per mandare abbastanza in confusione una Latina che ha perso pian piano le sue certezze e probabilmente anche l'uscita prematura per Latina da parte di Stenbeck, gravato di falli, ha un po' pesato per trovare per Latina i punti di riferimento consueti. Latina comunque è questa, Latina ha una buona formazione, è una squadra che in campionato finora ha perso solamente una partita in casa, rimandando sonoramente battute tutte le contendenti, anche se dal nome molto importante, aveva perso solamente con Agrigento e sappiamo Agrigento che squadra sia. Per la Mezzana quindi una impresa, se si vuol chiamare così, al termine di una partita contraddittoria, non bellissima, certamente non bella per Siena nel primo tempo, ma direi più positiva sicuramente nella seconda parte di gara, e poi alla fine, diciamo, gli episodi stavolta fortunatamente ci hanno premiato. Esatto, è sicuramente una partita dai mille volti, come dicevamo. Guardiamo anche un po' le statistiche individuali, perché appunto Sandro menzionava la prova di Roberts, 24 punti per lui in 38 minuti di impiego, sostanzialmente non è mai uscito dal campo, anche se più di lui ha giocato Dane Di Ligro, che ha giocato 39 minuti e 35 secondi, 18 punti per lui e 11 rimbalzi per la Mezzana. Poi ci sono stati i 7 punti di Cucci e i 4 di Ranuzzi, uno arrivato all'inizio, uno l'abbiamo visto anche proprio nel finale di partita, poi l'abbraccio ai tifosi della Mezzana che hanno raggiunto il Pala Bianchini di Latina per festeggiare questa seconda vittoria esterna della regular season mezzanina, che ha dato il là al girone di ritorno che iniziava quest'oggi appunto del campionato di Serie 2 girone Ovest. Poi in doppia cifra anche Mattia Udom con 14 punti, provvidenziale anche lui in quella stoppata nel finale di partita su Mosley per andare al supplementare, lì è stata la grande giocata di Mattia Udom e di Bryant, che al di là di aver fatto quel canestro e fallo, insomma, poi è venuto fuori anche lui a partita in corso, facendo crescere il suo rendimento in una serata in cui Borsato non ha brillato così come Stenbeck da quell'altra parte. Diciamo le due protagonisti mancanti sono state appunto questi qui, Stenbeck e Borsato da una parte e dall'altra, se vogliamo fare anche un'analisi più critica. Però questo conferma ancora il grande equilibrio. Del resto Latina e Mezzana sono due squadre che hanno modalità di gioco differenti. La Mezzana si basa molto più sul pick and roll e sulle iniziative di Bryant e Roberts in attacco, Latina l'abbiamo visto con questo passing game appunto, che è magari una modalità abbastanza retro per gli amanti del basket moderno, però molto efficace soprattutto per quanto riguarda l'azione difensiva di coach Franco Gramenzi, che in attacco utilizza questa cosa, in difesa sporca veramente ogni possesso. Due filosofie diverse, due squadre che si trovano a metà classifica appaiate dopo la vittoria di questa sera a Mezzana, anche se la Mezzana ha il vantaggio di aver vinto all'andata e aver vinto al ritorno, e sicuramente il vantaggio anche a livello di consapevolezza, perché insomma adesso saranno più le partite in casa che quelle fuori, insomma, quindi questo, diciamo, è un passaggio molto importante, la vittoria di questa sera per la squadra Magli. Questa partita, la vittoria di stasera,
non è tanto significativa per i due punti che sono comunque maledettamente importanti per una classifica sempre più corta, poi vedremo i risultati di questa giornata, ma soprattutto per riuscire a dare fiducia alla squadra che si può ben preparare per la partita prossima casalinga, certamente molto difficile, contro Scafati, e poi ci sarà un'altra partita molto difficile a Casale. Questi due punti irrorano di entusiasmo e di fiducia la squadra e potrebbero veramente essere fondamentali addirittura per un diverso cammino nel girone di ritorno così ben iniziato da parte della Mezzana. Intanto aver raggiunto una situazione ancora una volta di equilibrio tra vittorie e sconfitte, questo è certamente molto importante, poi riuscire a capire che questa squadra ha nelle proprie possibilità quella di poter anche vincere partite importanti in trasferta. Questo era una cosa che mancava, era un po' un tallone d'Achille pesante, è arrivata con tanta fatica, è arrivata dopo un supplementare, tra parentesi il primo supplementare di questa stagione, però è una vittoria veramente dal peso specifico, secondo me assolutamente importante. Sicuramente sì, anche perché arriva in una giornata, e magari chiedo alla regia di farci vedere anche un po' la grafica dei risultati completa, in cui non sono mancate assolutamente le sorprese su più campi. Allora, in corso Casale Monferrato contro Reggio Calabria, il punteggio quando ci stavamo avviando a metà gara, quindi qualche istante fa, era di assoluto equilibrio con il vantaggio della squadra della 9 più. Poi per il resto, Tortona che ha battuto la Virtus Roma per 68-52, la Tina Mezzana abbiamo visto 89-85 dopo un tempo supplementare, Omegna Trapani 88-85, Agrigento Biella 81-84, anche questo è un risultato molto a sorpresa, Ferentino Rieti 77-65, 86-80 la vittoria del Franerico da Barcellona sulla BCC Agropoli, Scafati che batte Casal Pusterlengo 83-71. Quindi sorprese di oggi, diciamo, possiamo dire la vittoria di Omegna, quella di Biella ad Agrigento ed anche quella di Barcellona su Agropoli. Questo non fa altro che ripetere e ribadire il concetto dell'equilibrio del campionato. Chiaramente fa molta sensazione la vittoria di Biella ad Agrigento in casa della prima in classifica, così come la vittoria dell'ultima in classifica di Barcellona contro un Agropoli che per buona parte del girone d'andata è stata la sorpresa, diciamo, del campionato. Sconfitta invece di Roma e di Rieti per quanto riguarda le squadre che erano appaiate a Siena in classifica prima di questa giornata, Ferentino che ritrova nel derby laziale la vittoria e quindi si accomoda a 18 punti insieme a Siena e insieme alla stessa Latina, in un campionato che stenta a definire veramente la leadership, anche se Scafati, prossimo avversario di Siena e che oggi comanda la classifica, è riuscita invece nella giornata delle sorprese a confermare la sua qualità casalinga, rimandando battuta una Casal Pusterlengo che veniva anche da risultati decisamente importanti. Omegna anche lei smuove la classifica nei bassi fondi, rimandando a casa battuta una Trapani che sappiamo essere fino alla giornata di oggi essere la terza forza del campionato. La partita poi di Casale con Reggio Calabria, vedremo se anche qui ci sarà una sorpresa oppure no, ma è certo che il girone di ritorno comincia per come avevamo finito, cioè nel segno
della massima incertezza e del massimo equilibrio. Io ti posso dire che intanto tra Casale e Reggio Calabria anche continua a esserci grande equilibrio, più 5 per Casale e Monferrato quando è iniziato da circa 3 minuti il terzo quarto di gioco, quindi continua ad esserci grande equilibrio anche in questa partita, confermando un po' tutto quello che è il grande equilibrio che si respira in questo campionato. Diamo uno sguardo anche alla classifica, magari per capire insomma quello che comporta la vittoria della Menzana, che si trova sostanzialmente nel gruppo di quelle a 16 punti, in attesa appunto del risultato finale di Casal Pusterlengo. Menzana che la vediamo, questo è bene per dal nostro punto di vista, dalla parte sinistra della classifica. In testa c'è Scafati in solitaria a quota 24 punti, poi Agrigento a quota 22, Tortona a quota 20, Casale Monferrato, Agropoli e Trapani a quota 18, Menzana, Casal Pusterlengo, Latina e Ferentino a quota 16, 14 punti per Roma e Rieti, 12 per Omegna e Biella, 10 per Reggio Calabria e 8 per Barcellona. La Menzana continua a essere sempre l'ago della bilancia in questa classifica, Sandro. Beh, sempre oltretutto posizionata nella parte, tra i primi e la seconda parte sinistra della classifica correttamente, perché con le squadre con cui si trova a pari ha 3 vittorie e una sola sconfitta a Casal Pusterlengo, mentre 2-0 su Latina e 1-0 con Ferentino. Siena che si è allontanata dai bassi fondi della classifica, anche se logicamente sulla terz'ultima ci sono soltanto 4 punti, ma ci sono anche, devo dire, soltanto 2 punti dal quarto posto. È una classifica compressa, esatto, che dovrà nel girone di ritorno, ammesso che questo equilibrio lo si vada un po' a disperdere, trovare una connotazione ben più precisa. Ma credo che questo tipo di risultato di stasera sia veramente importante, proprio per dare un'iniezione di fiducia in più a questa squadra assemblata quest'anno con tutti elementi nuovi, molti anche giovani, che deve trovare certezze e le può trovare solamente sul campo, laddove poi alla prestazione che i nostri giocatori sanno offrire corrisponde magari la vittoria ai 2 punti importanti, e soprattutto in un campo considerato molto complicato come quello di Latina, e questo lo ha detto il campionato, perché Latina aveva perso solamente una partita in casa, come ricordavamo prima, contro Agrigento. Infatti la partita di questa sera mi ha fornito un assist per dire che è un po' lo specchio di quello che stavi dicendo, perché partire ad handicap come partita anche questa sera la Menzana sotto di 12, finire 24-12 il primo tempo, 12 punti in trasferta nel primo quarto, sono sempre un brutto segnale per la partita poi che deve divenire. Poi l'aver trovato fiducia dalle proprie giocate, da una maggiore intensità, da una crescente attenzione soprattutto in difesa, è stato lì che la Menzana ha costruito la sua rimonta contro una Latina che ha commesso degli errori, ha commesso delle leggerezze al pari di quelle che lo metteva la Menzana nel corso dei minuti precedenti. Però la Menzana è lì che ha trovato forza e soprattutto la convinzione, perché la Menzana che ha finito la partita, scusate, è sicuramente un'altra squadra, almeno ai miei occhi appare sicuramente un'altra squadra nel body language, nelle figure proprio che entrano in campo rispetto a quella che ha iniziato il match questa sera. Beh, ora mi verrebbe una cosa da domandare quasi a Ramagli: se la Menzana nel primo tempo preferisce mimetizzarsi per in qualche maniera far vivere momenti di superficialità agli avversari e poi cercare di graffiare nel finale. È chiaramente solo una battuta, certo è che questi brutti approcci rendono la vita difficoltosa, e stasera diciamo Siena è riuscita a agganciare Latina solamente a 20 secondi dal termine, grazie a quella penetrazione con il fallo subito da Bryant. Quindi abbiamo rischiato molto, però devo dire che anche molte sconfitte che sono maturate in campo esterno sono sempre maturate magari per piccoli particolari, non dimentichiamo neppure l'ultima sconfitta patita a Biella. Esatto, sì, chiaramente venivamo da questa
questa partita che chiaramente ha lasciato, aveva lasciato un po' il segno anche in negativo. L'abbiamo sentito tre giorni fa anche con Alessandro Magli, che era anche abbastanza teso nel post partita per quei 30 minuti di blackout. Stasera i minuti di blackout sostanzialmente sono stati i 10 minuti iniziali, poi c'è stato un bel crescendo menzionino, forse anche 15 se consideriamo l'inizio del terzo quarto. Però chiaramente così è la situazione, mi verrebbe da ripetere il siamo questi che ormai è diventato troppo conclamato, però chiaramente l'avete visto anche la classifica, in un campionato così equilibrato dove la Menzana, nonostante tutti i suoi alti e bassi, continua ad avere la stessa identica distanza dalla vetta così come dalla coda della classifica, significa veramente che sono dettagli, sono inezie che a volte possono decidere le partite. Servirebbe un atteggiamento più costante a livello mentale e di maggiore presenza, però questo gioco forza sarà secondo me la direzione su cui dovrà lavorare per tutto il giorno di torno lo staff tecnico della Menzana, ma tutti gli staff tecnici di queste squadre, perché veramente per tutti gli equilibri sono talmente così appesi a un filo che basta o niente per sconvolgere tutti gli equilibri. Hai detto perfettamente, tutte le squadre hanno delle qualità ma hanno anche dei segni di debolezza importanti. Credo che la Menzana soprattutto debba ricordarsi meglio di come si può difendere, perché non sempre riesce a farlo con l'intensità che avevamo visto nella prima parte del campionato. Non per nulla stiamo andando a oltre 80 punti subiti nelle ultime tre trasferte, tanto per dire dei numeri: abbiamo subito 85 a Casal, 87 a Casal Pusterlengo, abbiamo subito 91 a Biella, abbiamo subito stasera, vabbè, con supplementare 85 a Latina. Quindi, siccome la Menzana non è una squadra di grandissima prolificità, credo che i suoi successi che potrà ottenere nel girone di ritorno dovranno essere affidati a un miglioramento assolutamente della parte difensiva, dove anche stasera abbiamo visto qualche pecca di troppo, diciamo, lasciando troppi rimbalzi agli avversari, anche se gli avversari avevano un giocatore importante come Mosley, e spesso e volentieri non riuscire a tenere sufficientemente l'uno contro uno contro avversari diciamo della importante dinamicità. Dall'altra parte bisogna dire anche che nel secondo tempo in attacco Latina può forse rimproverarsi delle stesse problematiche che ha avuto la Menzana in difesa, e anche Latina ci ha permesso in qualche modo con le sue sbavature di poter rientrare in partita. Allora, chiedo alla regia di tentare nuovamente il collegamento con Latina per sentire coach Alessandro Ramagli. Intanto vi do anche un paio di notizie che riguardano le altre compagini senesi che quest'oggi riprendevano il campionato, vale a dire la Virtus, la Salona Polizia Virtus Siena e il Costone, che erano impegnate entrambe qui in casa a Siena. La Virtus ha vinto 74-61 sulla Libertas Lucca, da segnalare i 20 punti di Simone Lenardon e i 19 di Gerlando Imbro insieme ai 15 di Franci Zenelli, decisivi per la vittoria della formazione di coach Francesco Braccagni, che insomma ha ritrovato il successo tra le mura amiche alla ripresa del campionato, soprattutto dopo la parentesi di Coppa Toscana, dove appunto dopo la finale persa insomma è arrivata la vittoria solamente nella finale per il terzo e quarto posto. Sconfitta invece per il Costone, che era impegnato in casa contro una dei top team del campionato, vale a dire il Dragon Firenze, 74-55, e però qui si segnala anche il rientro di Gigi Bruttini, che gli facciamo insomma un grande in bocca al lupo per rientrare. È rientrato in panchina, non ha giocato, però insomma era a disposizione di coach Pier Francesco Binella. Queste notizie ci hanno consentito di arrivare al momento che attendevamo, quello del collegamento con coach Alessandro Ramagli. Buonasera coach, innanzitutto. Buonasera a voi. Allora, buonasera per davvero, perché insomma è arrivata la seconda vittoria, un bel regalo da scartare, abbiamo detto, nella calza della Befana, soprattutto al termine di una partita dai mille volti, vibrante, tante emozioni vissute questa sera sul parquet, tanti alti e bassi che hanno connotato la partita sia della Menzana che di Latina. Alla fine la Menzana vince perché? Io domando a lei. No, la Menzana vince perché se lo merita, perché alla fine nel corso dei 45 minuti abbiamo fatto qualcosa di più di loro, soprattutto siamo usciti
due volte dall'inferno nel primo tempo, nel primo quarto e nel terzo quarto, e questo è un motivo di merito. Quando vi dicevo la stessa cosa dopo la partita di Biella, non era una butata, è che quando una squadra ha la capacità di rientrare da passivi anche consistenti, significa che qualcosa dentro c'ha, e dal punto di vista caratteriale c'è qualcosa di buono. Nello stesso tempo ci sono anche i difetti che conosciamo bene, che sono legati a un rendimento che purtroppo non riusciamo ad avere a livello di costanza. Però, come vedete, non è che siamo solo noi, ci sono anche gli altri, e anche gli altri hanno un rendimento non costante. Per la pallacanestro di oggi, a questo livello, se non sei una squadra importante del campionato di Serie A o dell'Eurolega, che riesce a spalmare la propria qualità su 40 minuti di gioco, gli alti e bassi fanno un po' parte del repertorio di queste formazioni, e quindi anche questo è un aspetto che non dobbiamo trascurare. Cioè, non siamo solo noi, sono anche gli altri che fanno così, e quindi ci sarà un motivo, cioè, non è solo la Mezzana che ha gli alti e bassi, c'è anche la Fina, c'è anche Biella che prende un passivo come quello che è successo domenica scorsa. Però è chiaro che noi qualcosa dentro ci abbiamo, e quel qualcosa deve essere il tesoro sul quale costruire un po' più di continuità. Coach, il suffragio di una vittoria secondo me molto molto importante come questa, non solamente per i punti in classifica, ma può dare veramente anche in virtù di quella che può essere la sosta del campionato, quindi la prossima partita in casa contro la capolista Scafati, veramente energie anche mentali e voglia di crederci ancora di più. C'è un po' troppo tempo fra questa partita e la partita dello Scafati, ci sono 10 giorni, qualcosa di più, in mezzo c'è una pausa, uno star game dove si stacca un po' la spina, tutti quanti lo faranno, e quindi probabilmente da questo punto di vista ci porteremo un pochino meno dietro le sensazioni. Però io vi ripeto, noi siamo questi ad oggi, e dobbiamo cercare di essere questi anziché per 25 minuti, per 34, per 35, perché per 40 ad oggi mi sembra abbastanza utopico. Poi è chiaro, quando giochi contro una squadra come Scafati, che conduce questo campionato, che ha tanta qualità, le extra motivazioni arrivano da sole. Farlo dopo una vittoria come questa indubbiamente rappresenta un qualcosa di più, però ripeto, i 10 giorni che passano da questa alla prossima gara un po' stempereranno anche le sensazioni di natura strettamente emotiva, ecco. Dal punto di vista fisico, coach, le chiedo come sta questa squadra, e anche se ci sono magari delle cose da fare in tal senso per recuperare un po' di energia in questo momento di pausa della partita di qui a Scafati, insomma. Allora, intanto non esistono più i richiami di preparazione, sono robe che andavano bene 25 anni fa. La squadra sta bene, perché è una squadra che rientra in partita come abbiamo fatto noi, e anche nella partita precedente, oppure che gioca la partita che avete visto contro Fiorentina, significa che dal punto di vista fisico sta bene. Ci sono delle problematiche di natura fisica che dobbiamo controllare. Intanto Brian ti ha preso una brutta botta, e probabilmente quando arriviamo a Siena dovremo fare dei controlli immediati per verificare la situazione. Lo stesso Roberts sta convivendo con qualche piccolo problema, e quindi in questo senso qui dovremo cercare di recuperare le energie, ma non tanto perché la squadra abbia bisogno di un lavoro specifico dal punto di vista fisico. La squadra sta bene fisicamente allenandosi a giocare a pallacanestro. Non sono finiti i tempi della ripetuta sui 1000 metri, tanto per darci, dare un riferimento a voi, ecco. Perfetto, grazie mille a coach Alessandro Amagli, buon rientro allora, e buon lavoro, buona pausa, tutto quanto, insomma. Grazie, buona serata a voi. E ringraziamo ovviamente il coach della Mezzana, insomma, che ci ha un po' spiegato un po' di cose, anche quello che sarà il percorso, diciamo, che servirà qualche giorno necessariamente di pausa per valutare qualche botta, qualche mini acciacco, insomma, che necessariamente c'è, però Bryant, poi forse, il lavoro forse il problema sarà quello quotidiano. Sarà stato quello di quando ha fatto la penetrazione finale, e dove praticamente ha portato la squadra in parità, ha subito lì un colpo senz'altro che l'ha mandato in lunetta. Speriamo non ci sia logicamente niente di importante e niente di serio. Comunque
io credo che la soddisfazione per questa vittoria sia una soddisfazione decisamente importante, perché per una squadra che, come dice e ripete anche lo staff, che essenzialmente si allena e si sbatte in qualche modo durante la settimana, a veder gratificato l'impegno con una vittoria e con una classifica in questo momento decisamente soddisfacente, credo che sia una grande soddisfazione. Poi aver sfatato questo problema trasferta, che stava diventando veramente un incubo, si è visto anche dalla gioia di Ranuzzi alla fine della partita, che è andato poi ad abbracciare i tifosi che avevano seguito la squadra. Era quasi come una liberazione da un incubo, no? Il canestro finale che ha sancito definitivamente la vittoria, e quindi questo è importante, perché io credo che i pesi di natura psicologica per grande parte di questo campionato abbiano un po' pesato sul rendimento della squadra. E qui vediamo anche l'azione finale di Alex Ranuzzi, che è proprio la ciliegina sulla torta, sulla vittoria di questa sera, anche la grande esultanza. Lo vediamo, sono sempre belle immagini, insomma, quando questi giocatori poi vanno a premiare anche i tifosi con questi abbracci, che insomma sobbarcano chilometri per fare queste trasferte anche in giorni così, così festivi. La Menzana, lo ricordiamo, tornerà a giocare adesso sabato 16 gennaio alle 20:30 in casa, appunto, contro la capolista Givova Scafati, match che è stato anticipato al giorno prima per la contemporaneità dell'incontro dell'Emma Villas Volley. Emma Villas, che giocava anche quest'oggi alla Palestra, ha vinto 3-1 contro Potenza Picena, e quindi tra poco ci collegheremo anche con Andrea Colnago per avere ulteriori dettagli proprio in chiusura del nostro appuntamento. Io vi ricordo, ovviamente, per quanto riguarda la nostra programmazione, sabato mattina ci prendiamo l'ultima pausa da time out anteprima, sempre con Andrea Colnago e con Alessio Bari, mentre mercoledì prossimo, fra 7 giorni esatti, torna Basket Forum con la prima puntata del 2016, anticipata ovviamente per quanto riguarda anche i temi cestistici da quella che sarà domenica sportsera con Alessandro Renzini, che torna per la sua volta, la sua prima puntata dell'anno nuovo, domenica prossima 10 gennaio, con la ripresa anche dei campionati di calcio e compagnia cantante. Non abbiamo fatto ovviamente vacanze, ma siamo stati con voi anche in questo periodo. Diciamo però, queste belle immagini, Sandro, sono un bel bottino, anche se mancano 10 giorni alla prossima partita, però sono delle belle sensazioni che sì, adesso ci permettono di prenderci una piccola pausa da questo campionato per lo Star Game, dove ha detto anche Ramagli, si stacca un po' la spina, però si stacca col sorriso sulle labbra per quanto riguarda Menzana. Ma io credo che, certo, dal punto di vista emotivo, aver vinto la partita in trasferta sarebbe stato forse un accumulo di energie positive per la prossima partita in casa contro Scafati, però credo anche che onestamente una pausa non sia così negativa per la squadra, che c'è da recuperare un po' di colpi, ma poi oltretutto credo che possa essere propedeutica poi a una settimana importante di allenamenti per quanto riguarda la possibilità di poter anche battere la prima in classifica. Credo che ci sarà sicuramente un grandissimo pubblico a assistere alla partita e a cercare di riconfermare la nostra forza nel nostro campo. Credo che i giocatori ci possano arrivare con buona fiducia, recupero di forze e con la consapevolezza che in ogni caso 16 partite disputate, di cui 9 nel campo esterno, 8 vittorie e 8 sconfitte, la Menzana ci sta regolarmente nel campionato. Poi il futuro del campionato chiaramente lo si giocherà nel girone di ritorno, dove si può ottenere di tutto. La zona, chiamiamola play-out, è comunque vicina, perché è solo a 4 punti, ma anche la zona play-off è estremamente ancora più vicina, perché è addirittura a 2. Quindi la Menzana ha nelle proprie mani la possibilità di decidere del proprio destino, e questa consapevolezza
consapevolezza importante, credo che questi 10 giorni possa, in questi 10 giorni possa essere messa a frutto positivamente, mi auguro, per quanto riguarda non solo lo staff ma soprattutto i giocatori, che continuità, come ha detto Ramagli, purtroppo all'interno della gara non riescono a fornirla, questo ormai è un dato di fatto, ma questo lo vediamo anche nelle nostre avversarie, perché Biella ebbe un blackout clamoroso, tale da poter rimettere in partita nettamente Siena, così Latina stasera ha avuto decisamente un blackout, e sono le problematiche un po' di tutte le squadre, non per nulla l'equilibrio della classifica lo dice, che una volta tocca a me, una volta tocca a te, insomma, ecco, nessuna ha le certezze e le forze per potersi in qualche maniera permettere un filotto di vittorie importanti. Esatto, anche una mentalità nuova per quanto ci riguarda, dopo anni in cui insomma eravamo abituati a ben altri filotti. Andrea Colnago collegata con noi telefonicamente, ciao Andrea, buonasera. Buonasera a voi, ciao. Allora, abbiamo detto vittoria 3-1 dell'Ema Villas Volley, raccontacela. Sì, una vittoria, direi, la squadra ha confermato di essere una squadra diversa rispetto all'inizio, ha vinto nettamente il primo set dopo un inizio abbastanza equilibrato con il punteggio di 25-17, perso il secondo set dopo un finale molto combattuto 25-22, terzo e quarto set vinti nonostante appunto Potenza Picena abbia provato più e più volte ad avvicinarsi alla squadra di casa, a volte anche superandola di un paio di punti, ma la compattezza della squadra ha dimostrato di essere tale da poter battere e comunque giocarsela con tutte le squadre, quindi 3-1 hanno ribaltato il punteggio dell'andata in cui avevano perso appunto con lo stesso punteggio. Una squadra sì, direi completamente diversa, efficace, una squadra equilibrata, gli equilibri interni e della formazione sono chiari o comunque più chiari, e appunto ogni giocatore è indispensabile ma nessuno è fondamentale. Allora, grazie mille Andrea, perché ricordiamo che ci ritroveremo con te con l'Emma Villas anche domenica, prossimo impegno, domenica 10 gennaio appunto a Ortona, alle ore 18 inizio del match per i bianco-blu, che insomma vogliono proseguire nel trend positivo che ci hai raccontato anche te in queste ultime due partite. Buon proseguimento Andrea, e ci ritroviamo ovviamente nei prossimi appuntamenti. Inizia a preparare la rubrica, perché mercoledì prossimo torna anche Basket Forum, preparati. Ok, va bene. Grazie mille ad Andrea Colnago, che ringraziamo, così come ringrazio Sandro Bonelli per essere stato come sempre con noi. Grazie a te Andrea, dopo questo pomeriggio vibrante di questa epifania insolita che abbiamo passato, diciamo così, ma molto piacevole per quello che è il risultato finale. Carbone dolce dentro la calza? No, dolcetti e basta. Dolcetti così. E basta, dai, il carbone l'avevamo già mangiato il 3 gennaio. Grazie mille anche a Marco Giudice e Franz Plantone, come sempre hanno coordinato la parte tecnica della trasmissione di questa sera. Come detto, noi ci ritroveremo per quanto riguarda il basket con Basket Forum mercoledì prossimo alle 21 con la prima diretta del 2016, e domenica l'appuntamento con Domenica Sportsera, e ci prendiamo una pausa anche noi, così come il campionato, per Time Out Anteprima, che torna non sabato prossimo ma fra il sabato appunto 16, quando anche la Menzana tornerà sul parquet di casa per giocare contro Scafati. Buon proseguimento a tutti quanti voi con Radio Siena e Siena TV.